perché sono spaventati gli uccelli? Oh, adesso capisco. Svelti, entrate nella tana. Oh! Perché vi nascondete? Non dovete aver paura. Davvero, non dovete. Quest'aquila è gorgo. Qui, guarda qui, parlo con te. Ah, sì? Perché scappate? Non abbiate paura, vogliamo solo farvi qualche domanda. Venite avanti. Sei uno gnomo, tu? Qualcosa del genere. Ma non dovete aver paura di lui, non gli interessano molto i conigli. No? Proprio così, non mi piace la carne, mangio soltanto il pesce è molto più buono. Venite qui, figlioli, e guardate questa strana aquila. Per caso avete visto passare delle oche selvatiche in questi ultimi giorni? Oche selvatiche? Sì. A grandi stormi di oche selvatiche passano da queste parti ogni giorno. Vengono da tutte le latitudini e sono dirette sì, a noi. Sì, naturalmente lo so. Perché non vi avvicinate di più, amici? Oh! Con le oche che cerchiamo noi vola anche una grossa bianca oca domestica. Una grossa oca bianca? L'ho vista, naturalmente. Ah, finalmente. Ti ricordi anche quando l'hai vista? Un'oca così non si può dimenticare. Stavano laggiù, hanno trascorso qui la notte e sono ripartite ieri mattina molto presto, verso la Laponia. Le ho viste io. Grazie al cielo, almeno adesso sappiamo che sono in viaggio e che stanno bene, finalmente. E se ci sbrighiamo, può darsi che le raggiungiamo prima che arrivino in Laponia. Oh, nascondetevi! È andato via. Adesso sto meglio. Nils sorvolò al Singeland sulla schiena di Gorgo. Sotto di lui tutto era di uno splendido color verde. Il bosco era pieno di foglie nuove e le conifere avevano i germogli color verde chiaro. Questa terra è molto simile ad una grande foglia d'albero, pensò Nils. Voglio vedere bene. Ma non puoi stare più attento. Niente paura, non ti picchierò. È una giornata troppo bella per arrabbiarsi. Ti aiuto io a caricare, così farai più in fretta. Sono felici perché stanno andando sui pascoli alpini. Siamo qui sopra ancora per un po', sarà sicuramente divertente. Oh no, voglio rivedere HD Cabin and Kaiser il più presto possibile. Solo per un breve pomeriggio, Gorgo, che differenza può fare? Dai, torna indietro, fallo per me, ti prego. E va bene, se me lo chiedi così, tenetevi forte. Ti fanno male le orecchie? Qualcuno sta suonando il violino. Pensi forse che sia Clement Larson? E come può essere che si trovi proprio qui? Il violino di Clement suonava proprio così. Forse è lui. Può darsi che avesse nostalgia della sua terra e così se l'è andato via da Stoccolma. Gorgo, vola più in basso e cerca di atterrare. È proprio Clement Larson. Si ricorderà ancora di noi? Spero di sì.
Ci voleva proprio un violinista bravo come te. I miei complimenti. In fondo oggi abbiamo un ottimo motivo per festeggiare. Sei il benvenuto. Verrò volentieri con voi su Pascoli Alpini a suonarvi qualcosa. Per una cena decente ed un buon bicchiere di birra vi suonerò tutte le canzoni che vorrete. Allora potrai anche partecipare alla nostra gara di storie. Un viaggiatore come te avrà certo molte cose da raccontare. Veramente non so se le storie che io conosco vi potranno piacere. Comunque ho ancora un po' di tempo per pensare quale raccontare. Non devi preoccuparti. Io ho avuto tutto l'inverno per scegliere una storia. E nonostante il fatto che io non legga molto volentieri, questa volta ho letto ben 3 libri. Deve esserti costato molto quest'inverno. Ma sai leggere? Senti chi parla. Avanti, continuiamo, altrimenti faremo tardi. A più tardi. Ciao, a più tardi. Clement! Clement Larson! Sì? Ehi! Buongiorno! Ma guarda chi c'è, Nils. Ci ho sentito suonare, come sai. Come ho fatto a non pensarci subito? Ma certo, racconterò la tua storia. Ma non è molto allegra, anzi, è triste. Però ha un bel finale. Ma le coglioni andaio. Nenni ci dono con... Ti ho lasciato libero e tu ora sei È qui. Vero. Che ho i cinci con una giacca. Perché non vieni con me sulla montagna? Potresti servire come prova vivente della storia. Ma non vorrei che mi vedessero. Nessuno dovrà vederti. Ti nascondiamo e poi ti facciamo vedere per un breve momento, ma solo se si rende indispensabile. Che cosa ne dici? Non lo fallo. Non possiamo abbandonare Clement. Però tu mi mostri soltanto se proprio non puoi farne a meno. Allora è vero. Hai parlato con il criceto. Allora conosci la sua lingua. Ma naturalmente, non lo sapevi? Questo renderà ancora più interessante la mia storia. Scommettiamo che vincerò io. Racconterei loro che sono un gnomo e che ti ho sempre aiutato, portato fortuna e che faccio solo del bene. Stop! Nils! Sarà divertente. E Gogo volerà sopra di noi per tutto il tempo. Ah, già. Se lui se ne va via, dovrai andarci a piedi, Lapponia. Gorgo, io vado con Clement sui Pascoli Alpini. Vieni a prendermi prima che faccia buio, non dimenticarlo. Non volartene via, non mi abbandonare. Se non vieni a prendermi tu, io non saprò mai come arrivare in Lapponia. Ma dimmi un po', mi hai forse mentito? Io credo proprio che tu sia un gnomo. Domani dobbiamo ritornare giù al paese, quindi godiamoci questa bella giornata. Ehi, versamene ancora un veramente po'. Bella. Ora ascoltatemi tutti, prego. L'inverno scorso ho lavorato a maglia questa sciarpa e vorrei darla in premio a chi racconterà la storia più bella. Ecco qui il nuovo proprietario della sciarpa. Evviva! Non bisogna mai festeggiare prima della vittoria. Di cosa stanno parlando, eh? Perché non ascolti anche tu? Ma non capisco quello che dicono, sono soltanto un criceto io. Senti un po', non ti sarei mica messo in testa che io ripeta ogni cosa che dicono? Non posso farlo, sdraiati e dormi. Osi abbandonare così un amico, Nils? Sono ferito ed umiliato. Ora inizio io con la mia storia. Guardate tutti attentamente. Tratta di questa Bibbia. Ma la storia sembra veramente emozionante, la vuoi conoscere? No, meglio di no. Accadde una notte di Capodanno alcune centinaia di anni fa, proprio da queste parti, ascoltate. In quella notte di Capodanno, un parroco di Delsbo cavalcava attraverso la fitta foresta. Era stato chiamato da un malato che abitava in un paese vicino. Rimase parecchio tempo seduto accanto al malato parlandogli, cosicché era già molto tardi quando poté riprendere la strada del ritorno. Era una notte silenziosa e molto fredda. Il parroco pensava alla predica che avrebbe dovuto fare il giorno seguente. Non fece quindi molta attenzione alla strada, anche perché si fidava del suo cavallo e del fatto che questi avrebbe sicuramente trovato la strada per tornare a casa. Cosa ti succede? Ti sei allontanato dalla strada, non l'avevi mai fatto prima d'ora. Avremmo già dovuto aver raggiunto la città. Dimmi un po', hai forse camminato in cerchio tutto questo tempo? Su,
Su, forza. Perché sei così nervoso? Cosa ti succede? Dai, vieni qui. Non fare il testardo. Allora, cosa vogliamo fare? Dobbiamo rimanere qui tutta la notte. Fa freddo ed io sono stanco. Voglio andare a casa, quindi smettila di comportarti come un mulo testardo e cerca di muoverti, è chiaro? Adesso io camminerò avanti, tu mi seguirai, altrimenti ti lascio qui. Ehi! Ehi, ma cosa ti è preso? Forse vuol farmi vedere qualcosa. E va bene, andiamo dove vuoi tu. E questa volta cerca almeno di fare attenzione alla strada. Il parroco era molto sorpreso per lo strano comportamento del cavallo. Sembrava quasi l'animale volesse tenere il suo padrone il più lontano possibile dalla chiesa e dalla sua casa. Spero almeno di arrivare in tempo per preparare la predica per domani. Cosa diranno altrimenti gli abitanti di Delsbo se non arriverò in tempo per la liturgia? Intanto, quanto più la strada saliva, tanto più il bosco si schiariva. Fermo, ma cosa sarà quella strana luce? Il parroco non riusciva a credere ai propri occhi. È impossibile, pensò. Sarà la mia immaginazione. Poi ad un tratto cominciò a capire. Sua madre una volta gli raccontò una leggenda, secondo la quale tutti gli animali domestici di Delsbo si dovevano radunare nella notte di Capodanno, affinché lo spirito del bosco potesse designare quegli animali che nell'anno successivo sarebbero dovuti cadere vittime delle belve feroci della montagna. È troppo emozionante la storia, oppure posso continuare? Mi fanno pena quei poveri animali. Continua. Svegliati, ne vale la pena, non ho mai sentito una cosa simile. Ah, si sta così bene qui al calduccio. Il parroco aveva finalmente capito perché proprio quella notte il suo cavallo gli aveva disubbidito in modo tanto sorprendente. Buono, stai buono. Il cavallo incominciò a muoversi da tutte le parti. Adesso tocca a noi. Fatti forza, stai calmo, non aver paura, non ti abbandono. Fidati di me, amico mio.
Guardala, guardala attentamente. Quello che c'è scritto qui dentro ha più potere di te. Nel cielo brillava la luna piena. Il parroco si accorse che lui e il cavallo erano rimasti soli, lì, in cima alla montagna. Non si vedevano più gli animali selvaggi. Il terreno non pareva nemmeno essere stato calpestato da tutto il bestiame che c'era passato sopra. Girò il suo cavallo e non seppe più se quello che aveva visto era accaduto realmente oppure se lo aveva sognato. Sapeva però che questo doveva essere un avvertimento per gli uomini, affinché avessero più cura dei poveri animali domestici. Predicò quindi a tutti i contadini di Delpo di non temere, ma anzi, di combattere gli animali selvaggi. Guardate, amici, questo dimostra che il parroco è esistito veramente. Si dice anche che tutti gli orsi e le volpi che vissero ai suoi tempi furono poi sterminati. Purtroppo però, dopo la morte del parroco, tornarono di nuovo nel bosco. E chissà, forse anche lo spirito del bosco vive ancora, non credete, amici? Grazie, grazie, molte grazie. Adesso però tocca a Clement. Raccontaci quindi la tua storia. Non potrà essere certo migliore di questa. Ascoltate prima di giudicare. Ma non potresti stare un po' più attento? Mi dispiace, ma zitto ora. Clement racconta la nostra storia. Cosa? Speriamo non si dimentichi di parlare anche di me. Mi piacerebbe molto fare parte di una storia una volta tanto. Perché mai? Perché senza di me non saresti proprio nessuno. Molto spesso ti ho tirato fuori io dai pasticci. La storia che sto per narrarvi parla di un piccolo gnomo. Ma sarà molto noiosa. Ci sono tante storie che ne parlano. La mia storia non la conoscete perché il mio piccolo gnomo non è veramente uno gnomo. Lo incontrai per la prima volta un giorno in cui suonavo il violino nel parco di Skansen. Tutto cominciò quando mi fermò un pescatore. Aveva con sé un cesto ed io pensai, naturalmente, che volesse vendermi del pesce. Ma io non avevo molti soldi allora. Il pescatore mi disse di guardare dentro il cesto. Guardai, ma non volevo credere a quello che avevo appena visto. Uno gnomo con i biondi capelli lisci ed un piccolo criceto. Il pescatore lo aveva preso quella mattina stessa. Era caduto dalla schiena di una bianca oca domestica con la quale viaggiava da molte settimane per andare in Lapponia assieme ad uno stormo di oche selvatiche. Il pescatore era molto contento di ciò che aveva preso. Sapeva che avrebbe ricevuto molti soldi vendendolo. Ma poiché fui intenerito da quella strana storia, convinsi il pescatore a vendermelo e in cambio gli diedi i pochi soldi che possedevo. La sta raccontando sbagliata, fa credere di averlo fatto per pietà, quando invece dovevo lavorare per lui. Il povero piccolo era a digiuno da parecchi giorni, così lo portai a casa mia dove preparai una buona cena sia a lui che al suo amico Criceto. Che bugiardo chiamare quell'acquetta una buona cena, che faccia tosta! Poi conobbi la sua storia. Proveniva da Shonen, dove i suoi genitori possedevano una fattoria. Come tutti i figli di contadini, anche lui doveva stare attento al bestiame, ma invece era pigro e maleducato. Inoltre si comportava male nei confronti dei genitori. Non voleva mai andare in chiesa e con gli animali era terribile. Li martoriava sempre, povere bestie. Certo che in questa storia non faccio una gran bella figura. E una domenica mattina si imbatté in uno gnomo, un vero gnomo. Si comportò molto male anche con lui. Lo gnomo lo supplicò di lasciarlo libero, ma inutilmente. Alla fine gli offrì persino una moneta d'oro in cambio della sua libertà. Il ragazzo sembrò accettare di buon grado. La moneta d'oro luccicava in modo allettante. La prese e la mise in tasca. Lo gnomo pensava di essere finalmente libero quando il ragazzo cambiò idea e gli chiese un'altra moneta. Lo gnomo allora si arrabbiò talmente tanto che gli fece un incantesimo. Per
gli animali della fattoria era naturalmente il miracolo tanto sognato. Finalmente potevano ripagarsi di tutto quello che avevano subito. Lo spinsero nel giardino e proprio in quel momento la grande oca bianca prese il volo per raggiungere le oche selvatiche in Lapponia. Bisognoso di aiuto, il ragazzo si aggrappò al collare dell'oca e si alzò con lei nell'aria, allontanandosi dal pericolo. Il ragazzo volò alto nel cielo, aggrappato alla coda dell'oca a fianco del suo criceto, ma ad un certo punto gli mancò la presa e cadde giù, finendo in acqua. Il resto lo conoscete già, il pescatore lo salvò ed io lo comprai. Cosa gli è successo poi? Dov'è adesso? Mi spiace, non lo so con precisione, io l'ho lasciato libero. Sarà sicuramente da qualche parte ad aspettare che le oche selvatiche lo vengano a prendere. A me è piaciuta di più la storia di Bernardo. Inoltre lui ha la Bibbia, ciò prova che la storia è vera. Sì, Bernardo si è guadagnato la sciarpa. Nils, sta diventando buio, dobbiamo andarcene. Sì, è vero. Vieni qui, Gorgo! Cosa? Mi dispiace, Clement, dobbiamo andarcene. Sollevami, ti prego. Abbi cura di te. Sì, sì. Se volete conoscere la mia opinione, la sciarpa se l'è meritata Clement. E se racconterai questa storia, sorvola la faccenda del martirio degli animali. Sì, certo, lo farò. Arrivederci, Nils. Arrivederci. Sono molto contenta di dare la sciarpa a te, Clement. Davvero? Va bene, grazie. Adesso so perché ho lavorato a maglia tutto l'inverno passato. Bravo! Va bene, amici. Ora sapete che dicevo la verità quando ho affermato che esistono storie di gnomi ancora sconosciute a molti. Clement ha parlato solo una volta di me, come se io non fossi importante, come se non esistessi. Oh, Carrot, per me sei il più importante di tutti. Ah, dici sul serio, Nils? Sì, lo penso davvero, e adesso vogliamo verso la Lapponia. Yuhu! Nils e Carrot continuarono a volare verso il nord sulla schiena di Gorgo. Nessuno di loro pensava potesse ancora accadere qualcosa che ritardasse il loro viaggio verso la Lapponia. Invece, improvvisamente, sentirono un forte odore di bruciato. Non passò molto tempo che il bosco era tutto in fiamme. Però di tutto ciò vi parleremo la prossima volta.